Presidente, stimato Presidente della Confederazione, stimate consigliere federale, cari colleghi, prima la pandemia, poi l'improvviso attacco scioccante e brutale della Russia all'Ucraina, un evento che sta avendo conseguenze umanitarie gravissime. Mai come in questi ultimi tempi ci rendiamo conto del valore della nostra sicurezza. Garantire la sicurezza in modo continuo ai propri cittadini, proteggerli dalle molteplici minacce, è il principale compito che lo Stato deve assolvere. E se osserviamo il quadro delle minacce del XXI secolo, le lotte geopolitiche, terrorismo, attacchi informatici, catastrofi ambientali, pandemie, invecchiamento della popolazione, crisi umanitaria, le sfide del promuovimento della pace, eccetera, ecco che il Partito Liberale Radicale dell'opinione che sia necessario dedicare più risorse umane e finanziarie al nostro sistema di sicurezza, alle nostre capacità difensive e alla protezione della nostra popolazione. Per quanto riguarda le risorse umane, già oggi gli effettivi della protezione civile sono insufficienti e il nostro esercito a breve termine avrà problemi di carenza di uomini, sia in termini quantitativi che qualitativi. Il Consiglio federale, nel suo secondo rapporto sull'apporto di personale all'esercito e alla protezione civile, per risolvere questo problema suggerisce due scenari che vanno nella buona direzione: la fusione del servizio civile con la protezione civile e l'estensione dell'obbligo di servizio alle donne. I due scenari saranno oggetto di un esame approfondito entro la fine del 2024. Vista l'urgenza, riteniamo però che questo termine sia troppo lungo. Per quanto riguarda i mezzi finanziari, il nostro esercito deve accelerare l'ammodernamento del sistema di protezione del nostro spazio aereo, che consiste nei nuovi aerei da combattimento e del nuovo sistema di protezione terra-aria. E qui sosterremo il messaggio sull'esercito 2022, che prevede l'acquisto appunto dei nuovi aerei. Più in generale, siamo dell'opinione che al fine di migliorare le nostre capacità difensive per far fronte alle nuove minacce derivanti dai conflitti ibridi, dovremo investire nel nostro esercito più risorse finanziarie rispetto agli ultimi 20 anni. Riteniamo dunque ragionevole investire almeno l'1% del prodotto interno lordo nella difesa rispetto all'attuale 0,6%. Inoltre la Svizzera è un paese neutrale, ma ciò non esclude un auspicato